Buongiorno a voi e grazie per essere sul mio canale. Questa è la pittura che andrò a realizzare oggi. Le peonie che si trovano sull'album numero 2 in vendita su Amazon, di cui vi lascio il link in descrizione e nell'info box. Inizierò direttamente a dipingere. Se vi interessa come ho realizzato il disegno, potete vedere il video che è uscito ieri. Ho già preparato i colori bianco, rosa carnicino, rosso magenta, giallo primario e un marrone piuttosto chiaro e caldo. Inizio posizionando il bianco. Differenziamo sempre quando dipingiamo le parti in luce dalle parti meno in luce. Le parti in luce per me sono il più delle volte eseguite col bianco, soprattutto quando si tratta di pitture così chiare, cioè con fiori così chiari. Sono delle peonie che nella realtà hanno un colore rosa molto molto chiaro. Le apici dei petali solo bianche. Man mano che mi avvicino verso il basso, sfumo con il rosa chiaro. Quelle sfumature invece più scure, che servono a delimitare l'attaccatura del petalo, sono eseguite con il magenta e il marrone presi insieme con l'angolo del pennello. Vi ricordo che io non utilizzo il colore miscelato sul piattino, ma lo prendo semplicemente con l'angolo del pennello e lascio che si miscelino sopra la stoffa. Per avere un'idea di come tengo il pennello e di come utilizzo questa tecnica, vi consiglio di andare a vedere uno dei tanti video tutorial che escono il giovedì. Sono quelli, per intenderci, di pittura facile. In quelli mi dilungo di più e lavoro più lentamente, quindi vedete il lavoro fatto con più calma, perché viene affrontato un soggetto molto semplice e il video così non risulterà eccessivamente lungo. Come vedete qui già mi sono portata parecchio avanti. Ripeto di nuovo, rosso, magenta e marrone per le parti più in ombra, per le zone dove ci sono le foglie piegate, per far vedere l'attaccatura del petalo, per fare le pieghe dei petali, e le peonie risultano avere dei petali piuttosto increspati. Queste increspature fatele con il pennello piatto, tenuto di sbiego e con un colore più scuro rispetto a quello che è il colore base del fiore, in questo caso questo rosa pallido pallido. Come vedete, nella parte bassa tengo sempre un colore più scuro, nella parte alta e negli apici dei petali metto sempre il bianco. E questo è il modo in cui procedo. Naturalmente voi datevi tutto il tempo per fare le prove, per tentare e ritentare. Le peonie sono dei fiori molto grandi, ma che danno anche grande sensazione di leggerezza proprio perché hanno questi petali un po' tipo quelli dei papaveri, che sono molto sottili, molto increspati e che si aprono quasi come fossero le ali di una farfalla. Ed è questa leggerezza che dobbiamo riuscire ad ottenere quando si dipingono le peonie. Certo, sono dei fiori molto opulenti, però io dico che a differenza di quel che accade con le rose, dove l'opulenza è anche accompagnata a una certa rigidità dei fiori, specie quando si tratta di rose moderne,
Nel caso della peonia, invece, questo andamento molto flessibile dei petali rende la peonia molto più leggera a livello visivo. Vedete, sono sempre gli stessi colori. Qui e lì ho cominciato a mettere una puntina di giallo che mi serve per dare la sensazione di un colore molto caldo. E aiuta anche ad ottenere delle buone sfumature luminose. Guardate il pennello che sto usando, è un pennello molto grande, è un pennello piatto numero 12. Per i grandi fiori uso sempre questi pennelli così grandi. Nonostante tutto, vedete che messo di sbiego, riesco a lavorare anche all'interno di spazi piccoli. Quando fate le pieghe dei petali, ricordatevi di farle tenendo il pennello di taglio. Quando invece dovete riempire gli spazi grandi, usate il pennello di piatto. Sono alle battute finali della pittura della prima peonia. Tra poco passerò alla seconda peonia. Fino a che il lavoro non sarà finito, sicuramente ogni tanto ci ripasserò, soprattutto perché il bianco, come si asciuga, tende a perdere di intensità e quindi di solito vado a rinforzarlo. Passiamo adesso alla seconda peonia. Questa seconda peonia sto dipingendola mettendo direttamente il bianco sui petali. Praticamente voglio lavorare un pochino più velocemente e per poterlo fare ho deciso di mettere prima il bianco sui petali. Poi vedete, ho cominciato a mettere il rosa, però il rosa lo sto passando dal lato opposto e sto facendo in modo che quel bianco piano piano si sporchi senza cambiargli totalmente colore. Quindi vedete appena appena si intravede il rosa. Successivamente comincerò col mettere il rosso magenta con il marrone, in modo da delimitare gli spazi dei petali. Guardate come tengo il pennello di punta quando vado a fare il contorno della foglia. Non lo faccio con il pennello a punta rotondo, come fanno la maggioranza dei pittori che poi delimitano il contorno netto. Io facendolo con la punta del pennello piatto, tengo da una parte una linea precisa e
e dall'altra invece posso sfumare questo colore, vedete, guardate lì, senza che questo mi rimanga netto e preciso. Voglio che si sfumi all'interno, guardate, il bianco è rimasto bianco e la parte scura si è sfumata verso l'interno del petalo. È una cosa che, fatta con un pennello piccolo, ci vuole molto molto tempo, perché bisogna passare e ripassare più volte, e ricordiamoci anche che il pennello piccolo porta avanti e indietro pochissimo colore. Io uso i pennelli piccoli solo quando devo rimettere il bianco, perché in quel caso il bianco si mantiene solo sulla punta e riesco ad essere molto precisa. Guardate adesso qui lo stesso, vedete? Contorno le linee, i petali, semplicemente con la punta laterale sinistra del pennello. Vedete, guardate come si vede dove i petali si sovrappongono. Vedete? Anche per sfumare è molto più facile, perché poi avete a disposizione il pennello grande e questo vi permette anche di fare con un semplice gesto quelle piccole piegoline che hanno i petali. Tutto così. Pennello che prende con la punta il colore rosso e il colore marrone senza mischiarli, a volte anche una punta di giallo, e poi porta il colore. Nella parte sinistra avremo la linea perfettamente dritta, nell'altra avrò la sfumatura, oppure il contrario quando mi trovo nella posizione opposta. Vedete, qui sto calcolando, eccolo, nella posizione opposta, quindi ho usato il lato destro del pennello e non quello sinistro. Qui sto mettendo anche parecchio colore più scuro, perché è una zona che rimane più in ombra delle altre. Il lato destro che dà verso il basso è sicuramente anche la parte più scura della mia composizione. Quando lavoro, per abitudine, tendo a mettere la luce a sinistra e la parte in ombra a destra. È una questione di abitudine ormai. Mi piace sempre pensare la luce verso sinistra. D'altronde il sole sorge a destra ed è alla sinistra di chi guarda, mettendo le spalle verso nord. Sto aggiungendo qualche sprazzo di giallo. Non l'ho aggiunto prima, ma lo sto aggiungendo adesso, in modo tale che questo giallo mi rimanga abbastanza puro, si sfumi nel bianco, ma neanche tanto, perché altrimenti tenderebbe ad ingrigire, ed eviti di sfumarsi con il colore scuro, perché altrimenti rischierei di fare una tinta marrone tendente all'arancione, che non è quello che voglio. Quindi il giallo lo sto mettendo più pulito possibile, quindi lo sto rimettendo adesso e sto mettendo da solo. Vedete come brilla questo giallo che è stato messo? Se io l'avessi messo mischiato con gli altri colori, si sarebbe ingrigito. Questo petalo adesso sto mettendo del colore bianco puro per metterlo più in luce. Il bianco sono costretta a ripassarlo più e più volte, come ho spiegato, per farlo risaltare, perché il tessuto tende ad assorbirlo e quindi non si vedrebbe a sufficienza la luminosità che mi serve. Adesso sto mettendo del bianco, ma ho cambiato pennello, ho preso un pennello più piccolo, sempre piatto, e un numero 4, perché devo lavorare col bianco da solo.
Guardate, ho messo nel piattino del blu perché vado a dare qualche sfumatura di ombra. Questo blu mischiato con il rosso magenta mi dà questo colore ombra per accentuare appunto le ombre delle peonie. Vedete come si sta intensificando? Passate lentamente, un po' alla volta, prendete gocce di colore, non esagerate e datevi il tempo di sfumarle. Non portate grandi quantità di colore perché rovinereste il lavoro. Questa leggerezza e questa delicatezza deve restare. Vedete come prendo proprio il colore in piccolissime quantità con il pennello? Ecco perché ho preso il pennello piccolo, non perché non avrei potuto destreggiare quello grande, ma semplicemente perché quello grande, avendo una superficie maggiore, mi avrebbe portato sul tessuto un colore, una quantità di colore doppia. E questo avrebbe rovinato il lavoro, si deve vedere appena qui e lì. Quando usate colori in contrasto col lavoro che state facendo, come in questo caso stiamo lavorando con delle peonie molto tenui, il blu è un colore molto forte per queste peonie e allora state molto attenti e siate parsimoniosi nel portare il colore. Usatene poco. Datevi tempo per rinforzare la tinta. C'è sempre tempo per continuare a mettere, ma non c'è modo di togliere un colore scuro che vi ha rovinato il lavoro. Il video per oggi finisce qui. Questa è solo la prima parte, la parte successiva la potrete vedere la prossima settimana. Vi ringrazio della visione e vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like e di attivare la campanella per le notifiche. Grazie per la visione.